Questo programma è offerto da Sicme Energy e Gas, gruppo Roma Gas & Power. Sì, io probabilmente vado via un po' prima della prendere 12 minuti. E lo dici tu? Come chi è lei? Chi è che non la conosce? No, ma magari vestita non la riconosco. Non lo so. Io sono poi si è vestita con un centro tavola, quindi è difficile. Malena, grazie di essere grazie a voi. Sono, sei a tuo agio? Sì, su questa bella poltrona rossa, è un colore familiare. Cercheremo di mettere a disagio Malena, orgoglio di Gioia del Colle, che mi stava raccontando una cosa, non so se posso dirla, perché Rocco, che prima diceva Malena la pugliese. Rocco, chi è Rocco? Rocco Usele. E adesso invece ti ha promossa Malena Nazionale. Chiaro, ecco. si è ampliata. Sì, reduce dall'isola, no? Reduce dall'isola, sono già passati più di 2 mesi. Pensa, però, insomma. Sì, il fatto che io non l'abbia vista non me lo fa collocare nel tempo, però so che ha avuto molto successo, perché poi tu ti stavi famosizzando in quel momento là, no? In realtà io per assurdo sono andata all'isola senza essere famosa, perché il mio film non era ancora uscito, e mi sono ritrovata... Quale film? Sex Analyst. Mi sono ritrovata catapultata all'isola, insomma, così, senza essere famosa, diciamo. Vabbè, però hai reso famoso tu. E poi in corso Eri in analista o eri sotto analisi? Io ero sotto analisi di Rocco, è normale. Rocco era l'analista. Siamo sul filo, scusa il termine. Malena, per piacere, intanto diciamo le cose come stanno, perché lei non è che arriva, lei l'ultimo mestiere, questo qui di pornostar, non c'ha neanche un anno di vita. Fine settembre. E un anno hai fatto i numeri su... Ma li farà tante ancora. Visualizzazioni. Sì, sono ancora in uscita tanti altri video, piano piano. Con calma, prenditi anche delle ferie. Mi faccio desiderare. Senti, ma con... Mai come nel tuo caso. Con il PD, certo, chi non la desidera. Senti, col PD la storia con me, perché tu sei tesserata del PD. Sì, sono tesserata del PD e adesso, diciamo, mi sto dedicando alla mia, diciamo, attività d'attrice, quindi il tempo è, diciamo, poco per dedicarsi alla politica. Però, insomma, passata questa ondata estiva, insomma, mi piacerebbe ritornare a dedicarmi alla politica, questo sì. Però, dopo queste scissioni tu resti una renziana, cioè che la tua corrente... Adesso vedremo se vogliono ancora accogliermi, Ma io penso francamente. Bisogna vedere se mi accolgono ancora. Tu dici che sono contrari? Secondo me a braccia aperte ti accolgono. Sì, sinceramente non si sono mai esposti sulla mia posizione, né per il sì né per il no, caso di dire. Sono sempre rimasti, diciamo, dietro le quinte. Quindi aspetto. E da te dietro le quinte si vedono cose. Ma lei fa un riferimento preciso. Senti, Malena, tu come arrivi a questo mestiere? La tua vita precedente a questo anno? La mia vita precedente, io comunque ero agente immobiliare, una mia agenzia da 10 anni. Vendevi? Sì, un'attività, insomma, abbastanza... Ce l'hai ancora questa agenzia? Sì, è ancora esistente questa agenzia, ci sono, diciamo, i miei colleghi che se ne occupano, perché io purtroppo sono sempre fuori, quindi non mi posso dedicare in prima persona. Pensa quanto venderesti tu, Non lo so, perché sono le donne perché... anche. No, non è così. Lui si è apprezzata dalle donne. È l'idolo delle donne. Sì, devo dire di sì, con grande mio stupore, mentre inizialmente, diciamo, le donne mi guardavano un po' con l'occhio, però grazie all'Isola dei Famosi, che hanno conosciuto un po' più la mia personalità e la mia... posso dirlo, non è un vanto, però anche semplicità, le donne, devo dire che ho forti apprezzamenti da parte delle donne e non me l'aspettavo, e questo mi fa davvero felice. Sentirmi amica delle donne... Fidanzata? No, non sono fidanzata. Stavo parlando, non interrompere, ero rapito dall'argomento. Per me, diciamo, sentirmi vicina alle donne, amica delle donne, poi mi chiedono tante curiosità anche, quindi mi fa piacere. È ovvio, un po' di curiosità, un po' di aneddoti, un po' di
di segreti. Scusami, vogliono, noi non te le, per anche, i loro uomini, con, intendi? Cioè, segreti per come trattare. Come te li chiedono in privato, su Messenger? Su, sì, sui social, la maggior parte dei messaggi, però qualcuno anche che a volte mi conosce. Vabbè, la domanda, diciamo, principale è: com'è Rocco? Cioè, questo è certo, sempre la prima domanda. Com'è Rocco? Non ti seccare se non te la facciamo questa domanda. No, io parlo delle donne. E poi magari è simpatica, carina la cosa, che magari vogliono anche sapere qualcosina, qualche curiosità, e a me fa piacere, sinceramente. Insomma, tu sei orgogliosa del tuo lavoro? Sì, sono orgogliosa e mi fa piacere poter istruirle o magari aiutare nella sessualità, diciamo, le donne, perché alla fine la sessualità è un aspetto dell'essere umano, certo, cioè volente o nolente, è un aspetto dell'essere umano. Che tu hai focalizzato in te all'età di... Perché non è detto che sia successo presto, perché può essere... Beh, no, io comunque, diciamo, la mia sessualità ho imparato a conoscerla meglio circa 10 anni fa. Quindi già donna fatta, insomma, sì, no? Sì, circa 10 anni fa ho iniziato, diciamo, a esplorare la mia sessualità nelle varie sfaccettature. Ma facciamo partire le immagini. Scusa. Senti, ma Malena, ma tu, il tuo rapporto con il sesso, sì, no? Come si arriva a diventare pornostar? Perché io ricordo il sesso una sua ti piace particolarmente? Prima della tua risposta. Un mestiere come un altro. Ricordo un'intervista di Malena che curiosamente io guardai, sì, curioso, strano, perché proprio disse: è un momento della mia vita in cui io sono pronta, è ponderata la cosa, sì, io adesso perché voglio ti piace fare questa esperienza. Sì, io, cioè, non l'ho mai negato. Innanzitutto bisogna precisare che è un lavoro, prima di tutto, molto faticoso, perché è un lavoro, cioè, sia dal punto di vista fisico e mentale, diciamo, è un lavoro abbastanza pesantuccio, perché, diciamo, chi vede il prodotto finale pensa che sia tutto un divertimento, ma non lo è, e ci vuole molta professionalità farlo, certo, soprattutto perché io con la produzione con cui lavoro è anche abbastanza impegnativo anche il dopo lavoro, perché c'era il circo del dopo lavoro, però è normale che bisogna avere anche una sessualità molto aperta, molto spinta, certo. Molto bisogna essere anche delle persone abbastanza esibizioniste, perché comunque si lavora davanti alle telecamere, e quindi, diciamo, è ovvio, io lo faccio perché mi piace questo lavoro, non mi sento costretta, non l'ho fatto per motivi economici, l'ho fatto perché secondo me mi sentivo portata, avevo bisogno, diciamo, di dare la mia sessualità agli altri, e quindi, insomma, ci ho provato. Senti, ma tu hai una storia, no, volevo capire sua gente, che rispetto al tempo da cui lo fa, che sì, veramente sì, sono stato un'esplosione, sono record davvero di numeri. Devo dire, fortunatamente sì, io sono felice, insomma. Ma pensi di continuare a farlo per tanto tempo? Beh, adesso, diciamo, ho appena iniziato, quindi ho bisogno, insomma, di prendere anche confidenza con la telecamera, sempre di più. Confidenza col mezzo. Se vuoi prendere confidenza con questa telecamera. Con gli strumenti devo prendere confidenza. Siamo sul filo, è difficilissimo. Senti, Malena, ma tu hai una... Ma che ti sto vedendo morboso come nessun altro. Voglio capire, per esempio, sai, non è che uno tutti i giorni intervista del pornostar, diciamo. Volevo capire se tu, per esempio, per il tuo futuro pensi a una famiglia, a dei figli, oppure se adesso non ci pensi. Adesso non ci penso, perché, diciamo, sono nel pieno della mia attività, quindi, diciamo, anche dedicarmi ad un compagno è difficile. Poi, tra l'altro, no, c'è proprio una difficoltà di approccio con gli uomini, perché per quanto può sembrare strano, inibisci un po'. Diciamo, nei rapporti personali, inibisco, diciamo, gli uomini. Questo l'ho notato da sola, è così. Quindi al momento sicuramente non penso ad una famiglia. Certo, nel momento in cui dovrei pensare alla famiglia, sicuramente la mia professione potrebbe anche essere messa in discussione, perché sono convinto che te, insomma, la farai. Tu pensi che le due cose siano incompatibili? No, non è che penso, però, diciamo, avere anche, poi pensare a dei figli, diciamo, imporre la tua scelta ai figli, sono cose che sicuramente poi al momento bisogna pensarci seriamente. Tu pensi, per esempio, quando pensi al tuo uomo ideale, no? Sì. Pensi a un uomo casa e chiesa. A quest'ora, naturalmente. No, non lo so, tu pensi a un uomo... Stai parlando di carattere. Del tuo mondo, cioè tu sposeresti mai, per esempio, un uomo del tuo ambiente? Beh, sinceramente non so se lo sposerei, ma non perché faccio io questo lavoro,
lavoro e quindi non potrei, diciamo, pensarla diversamente. No, anche perché non oso pensare al filmino del matrimonio. Però ti volevo chiedere questa cosa. Invece l'amore, prima di fare questa attività, com'era, che posto ha avuto nella tua vita? Diciamo che io sono una persona che ha sempre pensato prima alla carriera, alla realizzazione personale. Non quindi mi anche sono quando mai... facevi l'agente immobiliare? Sì, ho sempre pensato alla mia realizzazione personale prima di tutto. Però poi hai avuto dei fidanzati? Ho avuto dei fidanzati, ma diciamo come storie serie, cioè l'ho avuta ma proprio anni fa, proprio la storia seria. Quanti anni? Poi dopo quanti anni? 7 anni di fidanzamento. Ma quanto? E capisco lo sfogo adesso. Poi dopo quel fidanzamento, diciamo, no, se devo parlare anni di avevi, una scusami, storia d'amore... Fidanzata dai 14 ai 21, dico per dire. No, fino ai 25 anni. Poi per 10 anni, diciamo, non ho avuto più una storia seria, diciamo, con un coinvolgimento proprio totale. Ma per mia decisione, ripeto, perché ho voluto, diciamo, dedicarmi più alla mia realizzazione personale nel settore professionale. Marina, ascoltami, invece a Gioia del Colle, perché tu non sei mai andata via da Gioia del Colle. No, tu non vivi, sono mai, vivo a Gioia del Colle. Vivi a Gioia del Colle, che credo ormai sia anche una tua caratteristica proprio... È come Totti a Roma, non so come dirti. Nonostante, diciamo, non tutti i miei concittadini abbiano preso bene la mia scelta. Già che tu solo Gioia poteva ospitarti, io credo. Il Colle è venuto Gioia dopo. Del Collant. A me, diciamo, dispiace perché comunque è un lavoro, non penso di aver ammazzato nessuno, sinceramente. No, però c'è ancora si ammazza. Chi Senti. Mi guarda con l'occhiettino un po' discriminatorio. Secondo me diciamo qualcuno così. Si ammazza di... Senti, dove il tuo lavoro dove lo fai? Non so, cioè, a Budapest, perché lì Rocco ha i suoi studi. Giuro, io sono impreparato sull'argomento. No, perché tu sei cioè, lavori solamente per sì, Rocco. Sì, io lavoro con Rocco, poi adesso abbiamo iniziato, diciamo, questo progetto. No, oggi dura un'ora. Oggi dura di alti giri. Abbiamo iniziato questo progetto dell'Accademia, quindi L'Accademia. Io sono vicepresidente e docente con Rocco. Presidente, per vicepresidente. Ma, sono parlato con vicepresidente. Vicepresidente, l'Accademia... per aspiranti nuovi, diciamo, attori nel settore. Sì. E quindi perché abbiamo iniziato questo percorso. Sì, vengono da noi, certo, e si studiano studia, anche. Si cresce centimetro dopo centimetro. Sì, sì. Certo, poi hanno anche la promozione. Ma il tuo ex fidanzato... L'hai più risentito? No. E ha pubblicato qualche video? No. Non ce n'ha anche? No. Io non so come dirvelo, il telegiornale oggi andrà in onda lo stesso. È inutile. Ma veramente abbiamo finito già con Malena? Ma le dovevamo chiederle... Passa velocemente il tempo. Sì, no, siamo più... veloci noi. So che non sei abituato, ma non siamo veloci. Lo so, a me non piacciono le cose. Ti devi accontentare. Eravamo stati sul filo. Bene, una poltrona per tre, tra l'altro, che non è una poltrona a letto, tra l'altro, io questo lo volevo precisare dall'inizio della trasmissione. Grazie Malena, grazie, sei molto simpatica. Grazie a voi. Ti facciamo molti auguri per il tuo lavoro, per la crescita nel tuo lavoro. Grazie. Fabiano, sto collassando. Arrivederci, vediamo. Ma che fate a fare il telegiornale? Ciao Malena. Non lo fate. Ciao. Grazie di essere venuta. Ciao. Saluta tutti i tuoi fans. Saluto tutti i miei fan, tutti, con piacere. Te ne hai altri due da 5 minuti. Ecco. Questo programma è stato offerto da Sicme Energy e Gas, gruppo Roma Gas & Power.